Ciao, buongiorno, come state? Come sempre siamo nel nostro post del dopo, diretta del martedì mattina e insomma oggi eravate tanti, non avevamo un tema in realtà predefinito, però insomma abbiamo iniziato come sempre un po' a raccontarci il tempo e che da noi almeno qui in Piemonte si aspetta un pochettino di neve anche se credo sarà pochissima. Io come sempre sono ancora un po' raffreddata, un po' di tosse, insomma, cerco di rimettermi in sesto, anche se effettivamente questa, diciamo così, questa influenza è veramente tosta, è veramente forte. Si è parlato poi anche in qualche modo di trovare pubblicato sul canale a livello di recensioni, che siano libri piuttosto che vinili, piuttosto che viaggi. Beh, quando si parla di viaggi, si è iniziato a parlare di viaggi, di chi insomma è riuscito a aprire, diciamo così, anche il suo ristorante, e ci ha dato anche l'indirizzo, anche perché, come dicevo, sarebbe carino anche poter condividere queste cose magari quando si va in qualche posto che magari condividiamo, perché non dire insomma che facciamo parte anche di questa community, così ci si conosce anche dal vivo. E allora Luciano, che ha detto ah, ne approfitto e mi faccio pubblicità, ma è così che si fa, il suo ristorante si chiama Il Vecchio Scalo, già a Balostro, in via Serri 27, Isola del Cantone, siamo a Genova. Sicuramente andrò a trovarlo e andrò a degustare quelli che sono i piatti tipici genovesi, ma insomma diamo anche diciamo così qualche suggerimento per chi magari si ritrova a dover fare un viaggio a Genova e magari non sapendo dove andare a mangiare può in qualche modo così andare a trovare questo nostro amico. Poi vabbè, Paki, che mi ha detto ti ho invitato tante volte, non sei mai venuta, hai ragione Paki, però insomma erano periodi un po' difficili, un po' complicati. È vero che ci sono 365 giorni all'anno, quest'anno un po' meno perché siamo già al 17 gennaio, ma insomma il Salento è una terra che adoro, ci sono andata tantissimi anni fa, prima ancora che conoscessi Paki, e quindi insomma mi piacerebbe ritornarci. Lui adesso dice che insomma è un cuoco itinerante, e vabbè, potrebbe essere l'idea anche di essere cuoco itinerante, quindi trovarci, perché no, magari così da qualche altra parte che non sia il Salento. E poi insomma si è parlato anche di una cosa molto importante, una notizia importante che ce l'ha anche un po' ricordata Super Falcotech, che è la notizia di ieri che è uscita un po' ovunque e che è stata quella della cattura di Messina Denaro. E Super Falcotech ci ha detto appunto oggi di festeggiare ancora meglio, perché questa cattura per lui e per la sua famiglia è stato importante, perché era stato il carnefice di suo zio, quindi insomma vicino anche a Super Falcotech, e anche per questo, diciamo così, per questo evento. E quindi insomma anche in questo caso come si dice, aprite il cuore ogni volta che in qualche modo vi raccontate qualcosa anche di intimo e di personale, anche come vostra storia. Vuol dire che in qualche modo insomma ci tenete a questa community e ci tenete a farne parte, a rendere partecipi tutti, e questa insomma è una bella cosa. Poi di cosa abbiamo parlato? Ah sì, io ho detto insomma, visto che a Roma pioveva, ho detto a Diego, bene, dove si può andare a Roma se piove? Io ci sono andata, ma dovessi ritornare, insomma, almeno avere anche dei posti al chiusi. E lui, io pensavo mi dicesse qualcosa da visitare, in realtà lui mi ha detto, anzi, questo è ancora meglio, di andare o al Barcanova, la Piazza del Popolo, per degustare un ottimo cioccolata calda, oppure da Castrone, via Ottaviano, vicino al Vaticano. Quindi non sono, diciamo così, monumenti, ma in realtà, insomma, sono luoghi, io li chiamo della perdizione, perché poi ci fanno mettere su un po' di ciccia, ma va bene, ci sta anche la cioccolata calda, oserei dire che non è niente male, e anzi, l'approvo, ecco, l'approvo. E poi abbiamo Gualtiero, ha ringraziato per aver, diciamo così,
ricordato la copertina di Aqualung di Jethro Tull e ci ha detto che insomma aveva avuto modo di incontrarli in un concerto a Novara. E io ho detto: ah, ti invidio, perché in qualche modo anche a me sarebbe sempre piaciuto incontrarli. Ian Anderson è venuto tante volte in Italia, ma non sono mai riuscita ad andare a vedere il diciamo così, il suo concerto. Mi ero perso Adrian, che ci dava, diceva pane casereccio, olio d'oliva, menta fresca, pomodoro, alici e olive nere. Mamma mia, che bontà! Questo me l'ero veramente perso, ma insomma, fa come sempre venire anche l'acquolina in bocca, quasi quanto la cioccolata calda. E, abbiamo fatto ascoltare il brano dei Guns N' Roses, secondo me bellissimo, Sweet Child of Mine, sempre per Diego. E poi, quando vi ho chiesto insomma che cosa potevamo fare insomma su questo canale, Eugenia, ad esempio, ha detto che si poteva intervistare una scrittrice che ha scritto 3 libri, che si chiama Viviana Guarini, e sicuramente andrò a cercarla e a trovare il modo di intervistarla. E poi, invece, Giovanni ci ha detto che gli piacerebbe che in una diretta, visto che siamo quasi vicino, insomma, al festival importante e famoso come quello di Sanremo, di poter parlare un po' di Sanremo e soprattutto dei brani che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo. Perché no? Mi preparerò anche su questo. Nel frattempo, come sempre, vi dico di mandare a imcalib@libero.it, imcalib1@libero.it, magari dei suggerimenti su cosa potrei in qualche modo, diciamo così, inserire nel canale, quindi che siano recensioni di libri, quali libri, magari, o quali dischi, o quale viaggio, un viaggio. Lo farò molto volentieri. E nel frattempo, come sempre, vi auguro una buona giornata e grazie perché, insomma, mi avete detto che oggi era un look da scolarette e che vi piaceva molto il mio maglione. Questo, insomma, sono contenta e vi abbraccio forte, forte, forte. Ci vediamo presto, come sempre, qui sul canale. Grazie per essere stati con me anche quest'oggi, perché anche oggi eravate in tanti e abbiamo potuto così passare un po' meno di un'oretta, perché dovevo scappare insieme per raccontarci un po' la nostra giornata, che poi alla fine è quello che ci fa vivere bene e ci fa tenere compagnia insieme. Va bene? Alla prossima! Un bacio grande! Ciao!